Fire Podcast numero 51. 120 giorni in cenacolo continuano. Il versetto biblico su cui oggi vogliamo riflettere e pregare, Filippesi, capitolo 2, versetto 3. Niente facciamo per spirito di partito, per vanagloria, ma ciascuno con umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Questa è una parola molto forte che ci invita a un servizio umile, disinteressato e nei confronti degli altri. Spesso nella nostra vita di chiesa ci troviamo di fronte a scandali, situazioni in cui alcune persone si servono della comunità per i propri interessi, per i propri bisogni, per i propri vizi nascosti, dimenticando che la chiesa è il corpo di Cristo. È il Cristo che chiama i cristiani a servire nella gioia e nell'umiltà. Ma come possiamo servire gli altri con umiltà e gioia se siamo mossi dai nostri interessi, dalla nostra vanità? Come possiamo essere veri cristiani se la nostra attenzione è rivolta solo a noi stessi, ai nostri bisogni, al nostro portafoglio? La verità è che il servizio cristiano richiede umiltà e generosità. Dobbiamo mettere le necessità degli altri al di sopra, come ho detto ieri, al di sopra delle nostre, avere meglio chiara la nostra chiamata. Dobbiamo considerare gli altri superiori a noi stessi e servirli con amore, condividendo con loro ciò che abbiamo. Non è che per forza tanto, ma quello che abbiamo. Ciò significa che dobbiamo essere attivi, non passivi, di fronte a coloro che certamente hanno bisogno del nostro servizio. Dobbiamo essere capaci di discernere quando qualcuno cerca solo di sfruttare la Chiesa per i propri scopi, per la propria vanagloria, insomma, senza servire con umiltà e generosità. Pertanto vi invito oggi a prendere un tempo di preghiera con questo versetto e impegnarvi a servire gli altri con umiltà e gioia. Dobbiamo essere capaci di discernere quando la nostra attenzione è rivolta solo con generosità. Che il nostro servizio sia per noi motivo di grande gioia, di grande soddisfazione, ma che la gloria sia rivolta sempre a Dio per il bene degli altri.